Ersilia Lancia, candidata consigliere con il PDL a sostegno di Pierluigi Properzi, che campagna elettorale è stata adesso che siamo a 5 giorni dal voto sostanzialmente? Ma intanto, per quanto mi riguarda, è stata una campagna elettorale molto esaltante. Ho avuto l'appoggio attorno a me, l'entusiasmo di amici, militanti. Abbiamo incontrato la gente, abbiamo avuto dei dibattiti, ma non abbiamo anche disdegnato tutti quanti insieme il marketing, uno spot elettorale, del materiale elettorale pensato. Quindi è stato un po' ritrovarsi tra amici. Sai che io vengo da un'esperienza di Alleanza Nazionale, quindi insomma le cose poi fatte per amicizia e militanza sono non solo le più belle, ma anche quelle che profumano di più di buono. Questo per quanto mi riguarda. Il sindaco Properzi ha preferito affidare il suo messaggio pacato, tecnico e molto concreto a tutta una serie di incontri che ha fatto nelle frazioni, in città, talvolta ripetuti. Cercando, secondo me, e ha ragione, di mantenere dei toni pacati. Questo alla fine ci ha giovato non poco perché i dibattiti si sono di volta in volta più animati. Mi sarei aspettata dai giovani forse una campagna elettorale più forte e più sentita. Questa è ecco, soltanto una piccola critica, come dire. In vista di queste tornate elettorali del 6 e 7 maggio, è possibile pensare ad una vittoria al primo turno di un qualsiasi competitor o si prevede un ballottaggio? E se ci sarà il ballottaggio, è possibile pensare ad un ricompattamento delle varie anime del centrodestra? Ma tu sai, chi mi ha seguito sa che io ho perorato sin dall'inizio, nella fase pre-elettorale, una forte aggregazione di tutte quante le forze appunto alternative a Massimo Cialente. Ciò non c'è stato, questo è il motivo per il quale si andrà sicuramente al ballottaggio e al secondo turno sono certa che tutti i dirigenti e tutte quante le forze dichiaratamente alternative al centro-sinistra sapranno ricompattarsi attorno a un grande e importante progetto che è quello di liberare l'Aquila dall'immobilismo, cui l'ha condannata Massimo Cialente, questa classe dirigenziale di centrosinistra che ha toppato la grande. Lei prima ha rivolto una critica ai giovani. Ci sarà spazio per i giovani nel prossimo Consiglio Comunale? Secondo voi, secondo lei, potrà esserci spazio per le problematiche giovanili o anche, insomma, per qualsiasi tipo di nuovo ingresso? Ci dovrà essere uno spazio per i giovani. Io confido nell'elettorato aquilano, l'elettorato aquilano saprà parlare e darà secondo me un segnale forte. Tra questi segnali forti, secondo me, ci sarà quello della presenza di giovani in consiglio, ma di giovani con esperienza. Quindi una politica nuova, non nel senso di volti completamente sconosciuti, un nuovo modo forte, coraggioso di fare politica con giovani, cioè qualcuno Quindi che hanno un esperienza. nuovo approccio di porsi nei confronti dell'amministrazione, sostanzialmente. Sì, un approccio secondo me più partecipato, più forte, più critico. Qual è l'arma in più della PDL rispetto agli altri competitor? Il PDL ha tenuto un comportamento responsabile, ha tenuto un comportamento coerente e alla fine più che dover fare che fare una scelta di appartenenza, ha saputo fare una scelta di contenuti con Pierluigi Properzi. E noi questo lo stiamo spiegando in campagna elettorale. Io credo e so che i cittadini alla fine sapranno scegliere. Nei vostri incontri che tenete con la popolazione, con i tecnici, con i professionisti, che riscontri avete? Abbiamo dei riscontri molto buoni della gente comune, che col professore si sofferma ad analizzare i piccoli e grandi problemi. Abbiamo parlato fortemente del piano di ricostruzione, abbiamo fortemente parlato dell'idea di città. Ricostruire l'Aquila significa non soltanto la ricostruzione del centro storico, ma ripensare l'Aquila come un moderno, anzi il moderno capoluogo di regione. Quindi un'occasione per
aprirsi e per andare avanti con più forza e in maniera, come dire, strategica, quindi una ricostruzione nell'immediato ma in punto futuro. Questa è stata la grande forza di questi incontri. Grazie, Ersilia A Lancia. voi, grazie.